Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere con noi in questo nuovo appuntamento dedicato alla didattica a distanza. Prima di entrare nel cuore vivo e capire di cosa parleremo oggi, vi ricordo che il webinar avviene in modalità webcast. Questo significa che tutti i partecipanti possono solo, diciamo, non possono parlare, questo per consentire ai relatori, oggi ne avremo anche più di uno, di avere un'esposizione fluida, insomma, presentarci quello che hanno preparato per noi, che è un'idea davvero innovativa. Per l'appuntamento di oggi. Tuttavia, però, potete comunque interagire, porre domande, riflessioni, commenti grazie alla chat posta nella dashboard della piattaforma che stiamo appunto utilizzando per il webinar. Vi ricordo che se ci state seguendo in questo momento, oltre a slide e registrazione, riceverete anche l'attestato di partecipazione a circa 48 ore di distanza dal momento in cui finiremo il webinar, per cui non vi preoccupate se non lo ricevete prima, vi arriva, ma è un sistema automatico, non possiamo fare nulla per accelerare le cose, vi arriva comunque se vi siete registrati e se avete seguito, quindi state tranquilli. Vi ricordo inoltre che questo webinar specifico fa parte del ciclo dedicato alla didattica a distanza, un ciclo che abbiamo messo in piedi in modo un po' raffazzonato non appena esplosa questa emergenza che ha colto tutti impreparati, non solo chi si occupa di scuola. Noi di Campus Tour siamo un'azienda piuttosto innovativa, tecnologica, eppure noi stessi siamo rimasti spiazzati dall'esigenza di dover ripensare a tutte le funzioni, ripensarle a casa, a distanza. Impostare un vero smart work, come piace definirlo ormai ai giornali e ai telegiornali, che in termini molto più italiani potremmo definire lavoro agile, lavoro intelligente, che comporta delle nuove sfide e quindi capiamo perfettamente come possa essere complesso anche ripensare al lavoro da fare a scuola. Per questo motivo abbiamo sviluppato tutta una serie di risorse che pensiamo possano tornare utili ai dirigenti, ai docenti, soprattutto però tenendo a mente che l'obiettivo sono gli studenti. Si parla tanto appunto di didattica a distanza, a noi piace forse focalizzarci di più su quello che è l'apprendimento a distanza, cioè come la scuola può cambiare per aiutare gli studenti in questo momento sicuramente complesso anche per loro. Oggi lo faremo in modo davvero davvero nuovo con un'idea di lezione che vuole essere un po' un ponte tra l'insegnante e la cucina di casa, cioè come fare lezione di scienze facendo stare i ragazzi nella cucina di casa. Una cosa davvero insolita e quindi ringrazio tantissimo il Future Food Institute che poi verrà introdotto nelle persone meravigliose che parleranno oggi da Pierluigi, il nostro amministratore e fondatore. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti dei webinar passati sono fruibili anche in differita, insomma potete accedere alle registrazioni alla pagina campustour.it/didattica a distanza, che è proprio la pagina che abbiamo dedicata a raccogliere tutti i nostri webinar. Qui trovate anche i webinar programmati per i prossimi giorni. Ne facciamo circa uno al giorno, addirittura due ogni tanto, e quindi penso che ci siano davvero tanti spunti per diversi ordini di scuola, per diversi interessi, alcuni magari più teorici, più d'insieme, altri più sugli strumenti che state utilizzando in questo momento per la didattica a distanza, altri ancora, come quello di oggi, con vere e proprie lezioni pratiche da mettere in piedi domani con i vostri ragazzi, che speriamo apprezziate, perché in questo momento credo che al di là di tutto, delle tecnologie, dei pensieri, servano soprattutto contenuti diversi, ovviamente perché è diversa la situazione in cui ci troviamo. Oltre al sito, vi ricordo anche il blog Innovation for Education, dove oltre ai link per i vari webinar, che potete condividere anche con amici, parenti, colleghi, trovate anche ulteriori risorse utili per proprio fare lezione con i vostri studenti o per rimanere in contatto con i vostri colleghi, anche stando ciascuno a casa propria. Quindi articoli di approfondimento, idee di lezione, video tutorial anche proprio passo passo per rispondere alle esigenze più basiche, più immediate di questo momento, che poi andremo a popolare anche con altre cose. A questo punto credo di avervi dato tutte le informazioni per una fruizione ottimale del webinar e lascio quindi la parola a
ai prossimi relatori, in particolare a Pierluigi Lanzarini, il nostro amministratore delegato. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Pierluigi Lanzarini, sono il fondatore di Campus Tor Media Direct e attuale amministratore. È una cosa estremamente interessante quella che stiamo per iniziare a fare in questo momento. Abbiamo il piacere di avere con noi Sara Roversi. Sara Roversi, oltre ad essere una mia amica, ci conosciamo da tantissimi anni, è una delle massime autorità mondiali nell'ambito del food. Sara è fondatrice e direttore del Future Food Institute, è nel consiglio di amministrazione di Google for Food, partecipa con il Future Food Institute, hanno collaborazioni con le più importanti agenzie dell'ONU, con la stessa FAO, è stata la curatrice per alcuni anni dell'area food di Maker Faire a Roma, è abituata a parlare a grandissimi pubblici, ad eventi con grandissimo pubblico, ne parlavamo prima, pochi giorni fa ha parlato in un evento con 25.000 persone collegate da tutto il mondo, e per cui per me è sicuramente un onore avere con noi Sara, José Della Riva, un esperto di cucina che appunto ci spiegherà come è possibile fare attività laboratoriale, le attività STEM in cucina, e alla fine ci sarà Francesco dell'ONCE, Francesco vi parlerà di tanti progetti che stiamo facendo assieme. Con Sara e tutto il suo team stiamo cercando di mettere a punto delle idee innovative. Siamo stati i primi a portare la robotica nella scuola, di portare i makerspace nelle scuole italiane e con Sara e il Future Lab Institute la nostra idea è di portare anche i laboratori di cucina, gli atelier di cucina all'interno delle nostre scuole. E nelle nostre scuole abbiamo le mense, abbiamo le cucine talvolta. E vengono utilizzate in modo passivo. Con Sara la nostra volontà è quella di utilizzare questi spazi come uno spazio laboratoriale, come può essere la palestra, come può essere il maker space. Con Sara, con Matteo Ignoli, con Claudia Iamundo abbiamo realizzato il primo atelier creativo a Bologna dedicato al cibo in istituto comprensivo. La nostra esperienza in questo settore poi è stata ripetuta pochi mesi fa alla Future Lab di Modena, l'Istituto Comprensivo 3, diretto da Daniel Barca, con un altro grande esperto di food, Francesco Bombardi. Se guardate il nostro catalogo trovate delle aree dedicate all'agri-food. Ed è proprio questo che vogliamo portare a fare in questo momento estremamente difficile, dove le tematiche ambientali, le tematiche legate al food, stanno tornando di prepotenza a seguito anche del coronavirus. Quindi ringrazio veramente di cuore avere Sara, José e Francesco. È un'opportunità quasi unica in Italia e soprattutto quello che vi daranno oggi sono degli esempi, come diceva Lisa, reali. Cioè, finito il webinar, voi sarete in grado nel giro di pochi minuti di fare delle lezioni a distanza con i vostri ragazzi e loro le eseguiranno nella cucina di casa con strumenti che in tutte le cucine abbiamo senza dover acquistare assolutamente nulla. Grazie e grazie di cuore della vostra partecipazione. Ciao Sara, a te la parola. Ciao Pierluigi, grazie, grazie mille. Sono felicissima di essere qua con voi oggi e vi racconto brevemente cosa faremo insieme. Questo è solamente il punto di inizio di un percorso che ci porterà ad esplorare il mondo dell'ambiente, del food, la nostra relazione con l'ecosistema che ci accoglie, partendo, diciamo, dalla cucina e dalla cosa più elementare, che è il cibo, e ce ne stiamo rendendo conto tutti i giorni, più che mai anche in questo momento. Il nostro Future Food Institute è nato appunto, Sara, come scusa, perdonami dicevi. se ti interrompo. Puoi condividerci la webcam? Dovrebbe Sì. esserti arrivato l'invito, vediamo. Te lo rimando. No. Oppure dalla dashboard di GoToWebinar, se ce l'hai. Eccola là, Eccolo. perfetto. Vai. Scusatemi. Come dicevo, con Matteo Vignoli, che prima ha citato anche Pierluigi, abbiamo cominciato ad esplorare questo tema dal 2013. Poi dopo, nel 2014, io sono entrata a far parte del Google Food Lab, come dicevi prima, e da lì ho cominciato veramente ad esplorare
quella che è la relazione fra l'uomo, la cultura e quella che è la rivoluzione digitale e culturale che abbiamo affrontato in questi anni ha, diciamo, ha trasformato la nostra relazione col cibo. Quindi da lì abbiamo cominciato ad esplorare questo mondo e capire come la tecnologia ha cambiato la nostra relazione con l'ambiente, come coltiviamo il cibo, la nostra relazione con la produzione, la trasformazione del cibo. Il tema dell'accesso al cibo, che in questi giorni più che mai abbiamo visto essere un bisogno primario, e la prima reazione che tutti abbiamo avuto è stato prendere d'assalto i centri commerciali. Quindi il tema dell'accesso al cibo, la sicurezza alimentare, e ora ci domandiamo anche dove lo produciamo, quindi la sovranità alimentare. Poi abbiamo cominciato ad esplorare il tema del potere che ha il cibo, quindi i superpoteri che hanno il cibo come medicina, il mondo delle proteine, le nuove proteine, tutto il mondo della nutraceutica. E così da lì siamo andati ad esplorare il mondo dei nostri stili di vita, come sono cambiate le abitudini alimentari, per poi arrivare al tema della conoscenza, della consapevolezza, delle scelte alimentari e l'impatto che possono avere sull'ambiente e sulla nostra salute. Questo mondo e questa esplorazione che appunto ormai ci porta da tanti anni a studiare il mondo del food da tanti punti di vista, ovviamente è andato a consolidarsi nel mondo dell'educazione, che è stato per noi il punto di partenza. E proprio con Matteo Vignoli, che è un esperto di formazione delle teorie di innovazione, un esperto di design thinking, professore all'università che si occupa appunto di innovazione, abbiamo cominciato a studiare una metodologia che si sviluppa in tre step e che prevede un primo step di ispirazione, dove ti faccio vedere cosa sarà il futuro del food, uno step intermedio in cui ti faccio vedere sul campo prove pratiche, l'aspiration, cosa puoi fare, e un terzo punto che è il sudore, la perspiration, l'azione, il fatto di creare. E questo è un approccio molto makers, il mondo makers è parte integrante della nostra, del nostro ecosistema. Così è nato il progetto che oggi José e Francesco vi presenteranno, che ci ha portato a sviluppare nelle cucine quello che potrebbe essere un Fab Lab, e la cucina è il primo esempio di Fab Lab. Così abbiamo unito gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenzia delle Nazioni Unite, che sono per noi il punto di riferimento dal 2015, quando le Nazioni Unite hanno pubblicato questi 17 obiettivi, sono diventati per tutti un po' un grande framework, uno schema da seguire che ci dice quali sono le priorità. Da lì abbiamo cominciato ad applicare le STEM e quindi tutto quello che riguarda la scienza, la tecnologia, la matematica, l'arte, l'ingegneria e le competenze tecniche che noi potremmo applicare in un Fab Lab alla cucina. E quindi così, diciamo, è nato il nostro progetto che oggi appunto vedrete insieme in un primo esempio, ma che si svilupperà in tante pillole di education che possono aiutarci a portare una lezione di scienze in una cucina. La cucina è il primo posto in cui impariamo a fallire, in cui impariamo a rifare e in cui possiamo sviluppare il mindset di cui i nostri ragazzi oggi hanno bisogno. E quindi adesso vi lascio con la lezione di José nel nostro Kitchen Lab, il nostro scienziato gastronomico che vi farà vedere come le scienze possono prendere vita in cucina e il laboratorio di scienze può diventare la nostra casa. Grazie Sara. Non so se mi potete vedere bene, cerco un attimo la cartella con la presentazione. Come potete sentire, il nostro José è spagnolo e dirige un team di scienziati che vengono quasi tutti dal Basque Culinary Center, che è uno dei centri più importanti al mondo sul tema appunto delle scienze gastronomiche. Quindi sono scienziati che poi hanno cominciato ad applicare le tecniche dell'altissima cucina all'interno di un laboratorio, quindi in realtà il loro laboratorio è più un laboratorio scientifico che una cucina. E poi adesso ci stanno prendendo gusto e quindi stanno cominciando veramente a mescolare quelle che sono le competenze di un chimico, di un biologo, di un agronomo, di un nutrizionista,
a quelle che sono invece le competenze che noi possiamo sviluppare in una cucina, con le attrezzature della cucina, con un po' di tecnologia, sensori, Arduino e tante altre tecnologie che adesso appunto José vi racconterà. Ok, grazie Sara. Mi confermate, perché io non vi posso vedere, che la presentazione è condivisa? Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora iniziamo. Ancora grazie per l'opportunità di essere qua. Oggi un po' l'obiettivo è quello di trasmettere ai professori, no? come diceva Sara, di trasmettere un po' di tecniche, no? Un po' di trucchi, di tricks, no? Da applicare nel giorno a giorno della scuola, per appunto far imparare tutta la scienza dai suoi diversi punti di vista, attraverso la cucina, attraverso del cibo. Io sono, come ho presentato Sara, sono José de la Rosa e sono scienziato gastronomico, sono biologo e dopo ho fatto un master in scienza gastronomica che mi ha aiutato appunto a vedere questa visione di come il mondo vivo, il mondo della scienza, si trova anche all'interno di quello che mangiamo. Dal Food Alchemist Lab abbiamo come obiettivo quello di dare una seconda vita, pensare che la materia prima è un 100% e non è solo una buccia, una polpa o un seme, è un 100%, e provare a dare una seconda vita utilizzando diverse tecniche che adesso vi presenterò. La domanda del perché facciamo questo, in parte già l'ha introdotto Sara. È chiaro che stiamo producendo delle tonnellate di spreco alimentare, in speciale in Italia, come potete vedere sono quasi 9 milioni di tonnellate all'anno, e il 31% di questo spreco vengono dalla nostra casa, cioè è dovuto alla mala gestione del cibo come materia prima. Questo è il motivo, è perché siamo abituati a prendere tutto dal supermercato, andare al supermercato che sembra dei gioielli, no? Vediamo, è pieno di colori, scaffali pieni di colori con differenti brand, più di un'alternativa in un solo prodotto, cioè è un po' un'utopia, no? A causa di questo è normale che adesso vediamo delle risposte nelle nuove generazioni come questa che vedete qua, no? I bimbi pensano che il latte viene dal frigorifero. Questo è da un'inchiesta un po' di anni fa, dove chiedevano appunto ai bimbi da dove provengono diversi prodotti, diversi alimenti, e rispondevano 9 di ogni 10 dicevano che viene dal frigorifero. È un problema, no? È un problema perché appunto ci troviamo in un mondo dove le nuove generazioni, in speciale la generazione Z, in contatto diretto con social media, con la rete, no? Con il network, attraverso il telefono, già da quando sono piccolissimi, e hanno la possibilità di fare un pensiero, no? Di cercare l'informazione, di contrastare tutto, però allo stesso tempo questo lo sta allontanando di quello che è la realtà, di quello che è vivo, di quello che è una mucca che fa il latte, quindi si limita a vedere l'informazione che a volte non sono neanche quelle più realistiche, si limitano a quello e andare semplicemente al frigorifero. Ed è per questo che anche sia normale che dopo lo spreco che stiamo facendo e che faremo sia così, così alto, se no iniziamo a capire il cibo da un punto di vista molto più scientifico. Come facciamo questo? Appunto, essendo consapevole del 100% di quello che mangiamo, non vedere una materia prima di nuovo come quella pelle che tolgo e dopo mi mangio la polpa, sino vederlo al 100% e iniziare a capire perché non mi posso mangiare anche una buccia di una banana, ad esempio. E che cosa c'è nella buccia della banana? Se me la posso mangiare o non me la posso mangiare? Quindi dobbiamo semplicemente spingere un po' a queste nuove generazioni per farli diventare di nuovo curiosi, andare alla strada, guardare un albero e non guardare un albero come semplicemente una struttura da scalare, se no come quello che in parte ci dà da mangiare, un organismo vivo che ci dà da mangiare, che ha diverse strutture e che ogni struttura deve essere cucinata in un modo. Quindi farle un po' una dare una visione 360 gradi di quello che hanno intorno a sé e come lo mangiamo.
Noi, in specifico dal Food Alchemist Lab, per trasformare questo spreco alimentare, no, quelle materie prime che hanno un valore minore, come può essere la buccia della banana, utilizziamo reazioni enzimatiche in generale. È per quello che parliamo adesso di una rivoluzione enzimatica. Il mondo della fermentazione esploso è un mondo del passato molto, molto sostenibile, che con l'aiuto della scienza di oggi ci porterà sicuramente a un futuro molto, molto più sostenibile. Però alla fine lo vediamo, mettiamo la fermentazione in questa rivoluzione enzimatica, che non sarebbe altro che, diciamo, approfittarsi dell'attività enzimatica sia di un microrganismo vivo o semplicemente di un'enzima isolata. Approfittarsi di questa attività per appunto trasformare con il tempo, no? Cucinare con il tempo e avere tanti altri benefici. Quali sono questi benefici che si applicano a questo, diciamo, processo enzimatico o fermentazione? Questo vi lo racconto perché sicuramente è un bel appoggio per appunto presentare questa ruta biochimica alla fine della fermentazione. Nella natura, nel comparto della biologia, facendo degli esempi con il cibo. Per quello mi piace approfondire qua, anche se è una tecnica che noi utilizziamo in specifico nel lab e non sarà, diciamo, la tecnica che più vedrete nelle prossime ricette che vi voglio dare. Quindi, la fermentazione, le trasformazioni enzimatiche in generale ci aiutano a, diciamo, semplificare le strutture molecolari. Come potete vedere, ad esempio, in un latte, traliamo quelle proteine attraverso l'attività dell'aiuto degli organismi per appunto avere delle molecole più semplici che però alzano il valore a livello organolettico, a livello nutraceutico del nostro stomaco, e a livello di shelf life, di conservazione, perché crea una competenza con i patogeni. A livello anche del cervello, no? La connessione brain gut, a livello medioambientale, è chiaro, perché aumentando la shelf life e utilizzando questa tecnica per evitare spreco, stiamo facendo anche un bene alla Terra, al pianeta Terra, e pertanto anche a livello economico, no? Meno spreco, più shelf life, più economico. Quindi, di nuovo, semplificare utilizzare la capacità di taglio di questi microrganismi vivi per appunto arrivare alle molecole più semplici che però ci danno tanto, tanto altro valore rispetto al suo stato crudo, no? Faccio l'esempio con il latte e il formaggio. Quindi, una volta siamo entrati nel mondo della fermentazione, noi al lab in specifico ci focalizziamo in quella che si applicano al cibo. Che sono l'alcolica, la lattica e l'acetica. Vorrei darvi un po' di esempi su come applicare, no, queste conoscenze nella cucina a livello semplice, a livello, diciamo, anche di casa, e appunto per approfittarsi anche di introdurre questi tipi di concetti che possono essere anche un po' complessi con l'aiuto della cucina. È per quello che da un po' di tempo un po' di tempo fa abbiamo creato questo manuale che chiamiamo Descarto, no? Penso dunque riutilizzo, richiamando un po' il filosofo, dove appunto abbiamo voluto inserire di maniera molto semplice parte del portfolio che abbiamo al Food Alchemist Lab. Xiliao sarebbe la nostra filosofia, viene dal cinese, significa Xi, cibo, Liao, cura, quindi il cibo come cura, qua è Bologna, Bo di Bologna. E quindi rappresenta un po' il nostro ecosistema dentro il Food Alchemist Lab e anche il nostro portfolio. E appunto abbiamo voluto, attraverso di questo manuale, prendere un po' di tecniche, forse anche non molto conosciute, che ci aiutano a evitare lo spreco in cucina e allo stesso tempo dargli una spinta scientifica che ci aiuterà anche a capire tanti concetti che forse alla scuola diventano un po' complicati. Quindi iniziamo, ho diviso anche in tipi di materie prime. Iniziamo dalla frutta. La frutta, in questo caso, quella che si spreca di più, la matura o quella moscia che si dice in italiano anche. Qua è evidente che quando andiamo al supermercato e guardiamo negli scaffali una buccia di banana nera, già un po' matura, non la vogliamo prendere, pensiamo che già è marcia o che, no, o che non va bene, quando in realtà in parte ha dei benefici, no? Possiamo inserire il concetto della digestione, no? Il concetto
catabolisis del processo enzimatico dentro il nostro stomaco, che succede anche in questa buccia della mela e nella mela interiore, che alla fine è l'amilosi, no? Il taglio, la semplificazione di l'amido, appunto di polimeri di glucosio, per appunto semplificarlo fino ad avere glucosio o fruttosio libero. Che significa alla fine? Sapete, dolcezza, quindi perché stiamo buttando via un prodotto che semplicemente cambia di colore, si ossida, però che allo stesso tempo ha un alto valore nutrizionale, perché lo buttiamo via? Quindi dobbiamo esplorare un po' i modi di riutilizzarle, o almeno far capire che non è un scarto, perché un scarto non è mettere la mano dentro la spazzatura, un scarto è quello che non sappiamo gestire, quello che non sappiamo sfruttare. Una volta abbiamo imparato a gestirli, la parola scarto si toglie dal dizionario. Quindi vorrei fare veloce, con il tempo che abbiamo, un percorsino su diverse ricettine che possiamo insegnare e dopo aggiungerle in parallelo la sua spiegazione un po' scientifica. Vi voglio dimostrare, per esempio, con la fragola, che diventa moscia o matura molto, molto veloce. Possiamo andare a fare, ad esempio, una marmellata senza zuccheri, semplicemente facendo una compote, portando in cottura questa fragola, che già è un po' moscina, sarà sicuramente molto dolce, e inserire all'interno semi di chia. Così idratiamo i semi di chia con l'acqua della fragola e appunto avremo una consistenza gelatinosa grazie al mucilago di questa chia che si idrata, e avremo la consistenza di una marmellata senza aggiunta di zuccheri. Possiamo fare anche con questa frutta moccia sicuramente di gelati, no? Che appunto ci eviteranno di aggiungere zuccheri che manterranno sia la forma del gelato, che farà anche un effetto edulcorante, no? Di aggiungere dolcezza. Possiamo fare anche con questa frutta delle shrub. Lo shrub sono un aceto balsamico che non richiede di fermentazione, sarebbe semplicemente macerare questa frutta moscia matura all'interno di un contenitore con aceto, qualsiasi aceto bianco che vogliamo, e dopo il giro di una settimana, due settimane, vedrete che l'aceto tornerà del sapore della fragola o della frutta che inseriamo, e sarà perfetto sia per inserire all'interno delle insalate o fare anche cottelleria. Questi aceti dolciastri con tanto profumo a frutta si utilizzano, vanno benissimo per aggiungere acidità a tanti cocktail, no? Quindi sarebbe perfetto per fare, ad esempio, cocktail analcolici. Dopo questa fragola la possiamo riutilizzare in altri modi, che adesso vi mostrerò. Con la pelle della banana, dicevo, quanto più nera, più tenera. Quindi è perfetta da essere cotta, ha un alto contenuto in fibra, e quindi ci aiuta sicuramente a dare una consistenza un po' a carne. Si utilizza nella India per fare di chutney. Noi possiamo fare da un chutney bello speziato, o semplicemente tagliarlo a cubettini e fare un ragù tradizionale vegano, senza l'aggiunta di carne. Quindi dicevo che cosa fare in più, no? Questo è il modo in cui lavoriamo anche dal Food Alchemist Lab. Pensiamo in questo ingrediente come un ecosistema, no? Come un trophic network, una rete trofica della biologia degli animali, in cui sempre dove c'è un'uscita c'è anche una entrata, anche mai ci fermiamo di vedere il cibo come cibo e non come scarto. E quindi, dopo di fare questo shrub, questo cocktail, questa marmellata, tutto, possiamo pure andare a riutilizzare le fragole che ci sono all'interno dell'aceto. Lo possiamo di nuovo mettere in pentola, fare evaporare l'aceto, che a più di 75 gradi inizia a evaporare, o 77 gradi inizia a evaporare l'acido acetico, quindi togliamo quell'acidità, abbiamo alla fine di nuovo la frutta, e la frulliamo e lo utilizziamo per fare di nuovo, ad esempio, un gelato. Quindi far vedere ai ragazzi che il ciclo mai finisce, tutto si tratta di pensare che cosa stiamo facendo, che cosa è quella la fragola con l'aceto. È una fragola acidula, quindi come possiamo togliere l'acidità? Sappiamo che l'acido acetico si evapora a più di 77, quindi portiamo quelle fragole, e quindi farli vedere con questi concetti scientifici come appunto il cibo si può trasformare in infiniti modi.
Provo a accelerare anche un po', entriamo adesso nel mondo delle verdure, soprattutto andiamo a guardare quello che sono la buccia e lo scarto in generale quando vogliamo fare qualsiasi tipo di preparazione con verdure. Alla fine dobbiamo vederle come vitamine e sapori, che è quello che sono, e sono perfette appunto per fare il brodo. Qua non sto scoprendo America, sono delle tecniche che già utilizzano pure le nonne, però appunto lo fanno perfette per questi tipi di preparazione. Però non solo sono vitamine e sapore, sono anche fibra. Quindi noi al lab, ad esempio, l'abbiamo utilizzato per fare delle patatine, dei crunchies, appunto per fare delle snack nelle nostre esperienze gastronomiche, semplicemente frullando tutto e facendo una pasta che dopo stendiamo in una carta a forno, mettiamo al forno a 60 gradi per 4 ore, 4-5 ore, fino a che diventa secco, crunchy, e appunto riutilizziamo anche la fibra, no? Lo scarto della frutta e verdura in generale, anche per fare questo tipo di cose. Entriamo adesso nei legumi, in speciale cioè, ceci, fava, fagioli in generale, perché contengono, come forse già sapete, l'acqua di cottura, contengono una sostanza che si chiama saponine. Queste saponine, appunto, sono relative a quelle molecole del sapone, ci aiuta a fare un'emulsione, una schiuma abbastanza stabile, dovuta alla sua densità e alla sua, diciamo, fisico-chimica. Come molecola, e appunto sono perfette ad esempio per sostituzione in tante emulsioni in cui ci richiedono di sostanze di origine animale, come può essere ad esempio l'uovo, alla ora di fare una maionessa. Quindi se po possiamo approfittarci di quest'acqua di cottura di ceci, dei legumi, che appunto hanno un alto contenuto in queste saponine, per appunto fare un'emulsione, come può essere la maionessa, semplicemente prendiamo la stessa quantità di acqua di cottura dei ceci, ad esempio, che de uovo, e iniziamo a inserirli a filo e l'olio, una goccia di limone, e iniziamo a frullare fino a che abbiamo un'emulsione, così come si fa con una maionessa, appunto evitando l'utilizzo di prodotti di origine animale. Anche è un'occasione perfetta per spiegare anche la stabilità, no, dell'emulsione. In questo caso sarebbe un'emulsione di olio in acqua, anche se c'è molta più quantità di acqua che di olio, si dice che è di olio in acqua, perché appunto la maionessa fanno questo tipo di strutture stabili, e quindi appunto da inserire perfettamente in qualsiasi punto di vista della biologia o della biochimica in specifico. Possiamo fare anche la meringa, stesso procedimento, sostituiamo l'albume dell'uovo per appunto questa acqua di cottura, che sarebbe acqua fava in spagnolo. E semplicemente battere fino a avere una sorta di meringa, aggiungendo anche un po' di zuccherino. E anche la pelle, quindi quando vogliamo fare un hummus o qualsiasi preparazione, una pasta a base di ceci, tante volte togliamo la pelle e la buttiamo via, e sono perfette di nuovo per essere seccata o semplicemente tostate in forno con un po' di spezie, appunto per avere delle patatine, e sono veramente buone. Quindi far vedere di nuovo che dobbiamo vedere gli alimenti come un 100% e non come quello che ci danno nella televisione, nel telefono, o quello che semplicemente quello che ci ha insegnato la nostra mamma, perché appunto si tratta un po' di iniziare a pensare fuori del comfort zone. Andiamo al caffè, è un altro esempio, così al volo, come dicevo, dal nostro portfolio, che diventa molto interessante e anche molto facile da trovare. Il caffè bruciato, no? Il caffè, il fondo di caffè, che alla fine è lo scarto, ha ancora un 80% della caffeina rispetto a quel primo caffè, no? Ancora rimane un 80% della caffeina, lo quale lo fa un prodotto ancora che si può utilizzare. Sicuramente è più amaro, perché è bruciato già dopo della sua cottura, però contiene anche tante fibre e nutrienti ancora, quindi lo fa una materia prima perfetta per toglierla dalla sua, diciamo, categoria di scarto, e iniziare a vederlo anche come un prodotto che si può riutilizzare. E qua dove vi do un piccolo spunto sull'introduzione alla fermentazione che raccontavo prima, perché diciamo che all'avere questo caffè bruciato un tocco di amarezza in più,
lo fa perfetto per essere fermentato di maniera acetica e quindi bilanciare questo amaro con l'acidità appunto dell'aceto che può producere questi batteri acetici. Quindi sappiamo che alla fine per fare una fermentazione acetica abbiamo bisogno di alcol, etanol, e quindi per questo utilizzeremo vodka. Io ho messo l'alcol, non so quanto bello è dargli ai ragazzi l'opportunità o la scusa di comprare vodka, quindi avevo messo alcol che potrebbe essere semplicemente alcol alimentare. Appunto, gli ho dato una ricettina, quell'alcol sarebbe il vodka, quindi un alcol del 40% in volume di alcol. E l'obiettivo alla fine è che nel nostro totale dobbiamo avere appunto intorno a i 12% di alcol, come un vino. Alla fine, quando, per spiegare tutto questo, possiamo andare semplicemente all'esempio del vino. Apriamo una bottiglia di vino, la lasciamo aperta per una settimana, diventa aceto. I batteri che si sono nell'aria entrano, iniziano a consumare questo etanol, producendo acido acetico e quindi trasformando il vino in aceto di vino. Vogliamo fare lo stesso, ma con caffè. Diamo sapore attraverso del caffè, che diluiamo in acqua, facciamo bollire per sterilizzare. Mettiamo il zucchero per dargli una spinta anche ai batteri e l'alcol come nutriente, diciamo, per i batteri acetici, così lo trasformano a acido acetico. E come vediamo anche diciamo, nella ruta biochimica della fermentazione acetica, c'è bisogno di ossigeno. Quindi noi faremo due cose: o abbiamo una madre di aceto a casa, Dudo, o semplicemente inseriamo all'interno una pompa di aria di aquarium. All'interno, quindi di fare delle bolle di aria e dare più ossigeno a questa reazione, accelerare il processo di trasformazione dell'alcol del vodka in acido acetico, mantenendo sempre il sapore del caffè e quindi arrivare ad avere un aceto di caffè abbastanza stabile e bilanciato. Come dicevo, vi ho dato là le proporzioni, però alla fine si tratta di fare anche un pensiero. Queste proporzioni sono pensate per avere tra 10 e 12 gradi di alcol. E nel prodotto finale che andiamo a fermentare, che sarebbe quell'alcol che di nuovo, ripeto, c'è all'interno di un vino, no? Normale. Quindi possiamo farle con la pompa di aria o anche se non abbiamo niente, semplicemente inserire all'interno di un barattolo, coprire con uno strofinaccio per far respirare e evitare che le mosche entrano e nel giro di più o meno 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, dipendendo dalla temperatura, di quanto fa caldo, avremo trasformato questo vodka caffè in aceto di caffè. Quindi è una bella spunta di nuovo, una bella opportunità per inserire tanti concetti scientifici con l'aiuto di nuovo di un esperto alimentare. E altra cosa che possiamo fare dopo di fare questo aceto è che una volta filtriamo noi il caffè, dopo di averlo fatto bollire, no? Per sterilizzarlo, dopo di filtrarlo, no? Utilizzare questo infuso per fare l'aceto. Questa massa che ho di nuovo, questo fondo di caffè di nuovo, lo possiamo riutilizzare per far crescere i funghi. In questi giorni è perfetto perché possiamo perfettamente aver comprato un po' di champignon al supermercato e quindi a volte vediamo che ha del micelio bianco, no? Non so come si dice la parte, il taglio, non so come si dice in italiano, quindi la parte della base, sicuramente ha dei pellicini bianchi con un po' ancora della terra. Questo, se lo tagliamo, appunto, è un micelio vivo di fungo. Un micelio che, se gli diamo le condizioni ottime, può ricrescere e creare nuove strutture fruttifere come sono i funghi, no? La setta, il mushroom, l'ombrello. Quindi vi lascio la ricetta, quali sono le proporzioni. Ci mette tempo, ci deve avere pazienza, però in questi giorni penso che abbiamo tanta, quindi sarebbe perfetto da vedere. Dobbiamo averlo sempre coperto dalla luce, nella scurità, dargli con un spray tutti i giorni per mantenere l'umidità. E in questo, diciamo, bottiglie di plastica che dove abbiamo fatto delle perforazioni, sicuramente da quelli buchi e anche della parte di sopra inizierà a crescere nel giro di 25, 20 giorni più o meno, 20-25 giorni, vedo, inizierà a crescere nuovi funghi che possiamo perfettamente mangiare. C'è anche un articolo, che adesso non mi ricordo, dove si è ricercato su, la particolarità di questi funghi che crescono nel fondo di caffè. Assorbono l'acido caffeinico e quindi si è scoperto che questo acido caffeinico metabolizzato ha un vantaggio X a livello di salute
Adesso non mi ricordo, però appunto volevo dirlo perché è interessante anche da inserire come discorso, no? Per chiudere il discorso di biologia, riutilizzo e anche approfittamento di queste materie prime. Non volevo finire senza parlare anche della kombucha. Forse perderò molto tempo a descrivere questo in dettaglio. Però è bello anche perché sicuramente ci saranno i nostri supermercati e nei giri del prossimo anno. La kombucha è qualcosa che è esploso già a America e anche all'Asia e che qua in Europa c'è già, però appunto sta per esplodere. Quindi per iniziare già anche a introdurre ai più giovani, la kombucha non sarebbe altro che una bevanda fermentata a base di tè. Quindi tè perché c'è bisogno dell'alcaloide, la teina, è per quello che come ha bisogno di un alcaloide come la teina, la caffeina del caffè sarebbe anche perfetta. E volevo introdurvi appunto una kombucha di caffè. L'alcaloide suppone una molecola di interazione, di comunicazione tra i microrganismi che appunto abitano in questo scovi. Sarebbe come il wifi tra di loro, questo alcaloide, come ad esempio la caffeina. E nello SCOVI ci troviamo con batteri acetici, batteri lattiche e anche lieviti. Di là che SCOVI dell'inglese è Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast. Quindi sarebbe come una madre d'aceto, ma con lievito. Quindi se inseriamo all'interno un infuso di caffè un po' zuccherato, alla fine avremo una bevanda frizzantina. Grazie alla fermentazione alcolica rimanente, pochissima, non più di un 1%, lievemente acidina, grazie alla fermentazione lattica e anche acetica, e quindi una bevanda molto rinfrescante a base di questo fondo di caffè. La troverete già nel supermercato, sia di diversi sapori. Per appunto, questa simbiosi di microrganismi. Sono perfetti anche per fermentare il caffè e mi faceva piacere un po' iniziare a introdurre questi tipi di prodotti di fermentazione che si possono vedere anche come un po' strani. E senza dimenticarlo, a tutto questo non si tratta solo di applicare queste tecniche del passato, quindi tecniche di cucina in generale, avendo come presente la scienza per portarci a un futuro più sostenibile. Non è solo questo. Applicare il passato con la scienza con la conoscenza di oggi, ma è anche applicando diciamo, la tecnologia di oggi, no? Ci sono tanti strumenti che stiamo iniziando a utilizzare, come ad esempio Arduino, che ci aiutano a monitorizzare, non so se si dice così in italiano, a controllare il processo fermentativo sia della kombucha che ad esempio del caffè. Alla fine ci sono dei set che si possono comprare via internet e che si possono imparare a utilizzare via Google, facilissimi, dove ti danno un chip, un piacametro, un termometro. E questi dispositivi, collegandoli nel modo giusto, che io non so, come biologo non so, però con l'aiuto dei miei colleghi siamo riusciti a fare, ha anche uno schermino e quindi tu puoi programmarlo per monitorare e controllare il pH, la temperatura, gradi Brix, di questo aceto ogni tot tempo, quindi ogni 12 ore. Quindi tu semplicemente devi andare semplicemente a controllare lo schermo e tu sai che quando l'aceto ti arriva a un pH di 3,5-3,2 è appunto per essere pulito e imbottigliato. E quindi volevo anche mettere questa spunta de che se abbiamo dei ragazzi anche a scuola che sono bravissimi in questi tipi di tecnologie, no? Anche di sviluppare e costruire, incitarle, no? Invitarle a fare queste cose anche come un modo di applicare la sua tecnologia, che pure la possono avere anche collegata al telefono, no? Semplicemente dandole questi spunti scientifici, pH, percentuale di zucchero, cioè Brix, temperatura, e come quello si può relazionare fino al risultato finale, dove il risultato anche organolettico è quello che stavamo cercando. E per ultimo, per finire, non so se sto andando un po' al di là del tempo, vorrei profondizzare su l'enzimatica degli organismi vivi. Noi utilizziamo per questo tante nufe, però appunto da applicare a casa abbiamo ad esempio la bromelina dell'ananas e una proteasa, un'enzima che taglia le proteine, che semplifica
le proteine, come parlavamo prima con l'amido a zucchero, in questo caso è di proteine, aminoacidi, è per quello che a Messico si utilizza appunto per fare i tacos, per fare più tenera la carne. Ed è una tecnica anche che possiamo applicare a casa, ad esempio con un filetto crudo di pollo, lasciarlo diciamo tutta la notte in succo di ananas con un po' di erbette, con un po' di menta, perché no? E dopo, al giorno dopo, semplicemente grigliarlo. E vedremo come questo filetto di pollo sarà molto più succoso, ma anche molto più tenero, grazie alla digestione che ha fatto questa enzima che troviamo all'interno dell'ananas. In più, la presenza di questa enzima si trova nelle parti dell'ananas che si spreca, che sono il centro e la buccia. Quindi, semplicemente con pulirle per bene, frullarle e dopo filtrarle, possiamo utilizzare quel liquido, quel succo che esce diciamo, dalla pelle e dal centro molto fibroso, possiamo utilizzarlo per fare questo tipo di preparazioni. Ha anche il resto dell'ananas, ha la vitamina. Non voglio che spaccate il frullatore con la fibra centrale dell'ananas. Per appunto è anche una bella scusa per utilizzare delle scarti e vedere anche le funzionalità che hanno cose che abbiamo forse nella nostra casa e non sapevamo prima. Possiamo applicarlo anche al kiwi, che non mi ricordo adesso l'enzima il nome, possiamo applicarlo alla papaya, che è alla papaina, di nuovo una proteasa. Ci sono diversi, diciamo, organismi con attività, scusa, cibo, alimento, ingredienti con attività enzimatica che ci fa vedere con le occhi appunto come digeriscono le materie prime che vogliamo trasformare. Quindi spero vi è piaciuto, ho voluto un po' integrare sia questa parte tecnologica che parlavamo prima, sia la parte più biologica che è quella che mi riguarda me, sia a livello, diciamo, di microrganismi che molecolare in specifico, anche come route biosintetica. Già anche io alla fine non sono professore, voi siete molto più bravi a trasmettere queste cose. Semplicemente volevo prendere queste tecniche un po' semplici, questi ingredienti che ci possiamo trovare con facilità e che sicuramente non tutti conosciamo, e appunto mostrare delle tecniche facili da applicare per appunto esaltare la scienza legata a quello che mangiamo. Io ho finito, grazie Grazie mille. mille, Adesso José. vi lascio con il mio collega Francesco De Lonze, grazie. Grazie, José. Solo un commento, è stato veramente interessantissimo. È difficile che vediamo dei contenuti, secondo me, così inconsueti per la scuola e così facilmente ricreabili. Mi è veramente piaciuto tantissimo, ti ringrazio veramente. Grazie. E passo la parola a Francesco. Grazie ancora. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io volevo un attimo riprendere quello che ha detto Sara e Pierluigi, cioè noi, lato Future Food, insieme a Campus Store, stiamo andando a fortificare questa necessità appunto che sta emergendo nelle diverse scuole, ma non soltanto nelle scuole, di andare ad amplificare questi spazi laboratoriali e cercare appunto di dare spazio a degli strumenti innovativi che possono andare a migliorare la didattica appunto dei diversi docenti. Come appunto raccontava il mio collega José, ci sono una marea di possibilità che possono essere in una maniera alternativa. E proprio grazie a questa cosa qui noi stiamo cercando di creare questi kit che possono andare appunto a facilitare sia la parte di didattica, ma anche andare ad amplificare degli spazi creati appunto in questi food lab. Oggi vi volevo presentare uno di questi kit, che appunto è il Foodopoly, dove appunto stiamo cercando di andare a raccontare, di mettere insieme gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030,
2030 delle Nazioni Unite, ma andarli a raccontare tramite appunto ciò che è il cibo e il cambiamento climatico. Quindi abbiamo creato questo kit di supporto dove appunto i ragazzi vanno a creare delle squadre, quindi si ha appunto l'interazione tra i diversi studenti in modo tale da creare appunto questa forza intrinseca che si crea generando il gruppo e andare poi a lavorare tramite il docente con appositi ad amplificare appunto la didattica sulle diverse tematiche. E quindi ci saranno chiaramente, come un Monopoli classico, dei dati, e le squadre lanceranno i dati e con delle pedine andranno a ripercorrere il percorso formato appunto dai 17 obiettivi formativi di sviluppo diciamo dell'Agenda 2030, e ogni casella andrà a parlare di alcune tematiche per andare appunto a sensibilizzare insieme al docente proprio queste tematiche rappresentative di questi punti fondamentali che in questo momento storico stanno sempre più andando a coinvolgere, diciamo, diversi soggetti. Questo è uno dei kit, diciamo che insieme a Campus Or prossimamente lanceremo sicuramente a inizio anno nuovi kit, e volevamo un attimo darvi uno spunto di quello che è stato il nostro percorso di Future Food insieme a Campus Or. Tutto qui. Non mi sento. Pronto? Sì, scusami Francesco, sono io che sono lenta a riattivare il microfono. È andato, okay. Ti abbiamo sentito perfettamente, scusami. Ok, ci siamo. Vi vedo. Devo potenziare le mie abilità di reazione veloce. Farò anche della physical education, stando a casa. Dai. No, ti ringrazio, è tutto grazie. Chiarissimo. Grazie mille. Ringrazio veramente Francesco Dell'Onze, José e Sara Roversi, perché grazie. È stato un appuntamento proprio anche per noi che comunque ci occupiamo abbastanza di didattica innovativa, nuovo, ne parlavo poco fa con Stefano mentre eravamo silenziati, è stato super interessante. Ringrazio anche e soprattutto voi che ci seguite sempre così tanti e si riempite il cuore di gioia e di emozione, non per noi ma per la grande responsabilità che vi state prendendo per i nostri ragazzi e per il nostro paese, quindi grazie a tutti gli insegnanti che sono coinvolti. Qui vi lascio i nostri contatti, avete tutto oltre al sito e al blog, l'email, quindi se qualcosa non è stata chiara, avete delle riflessioni, delle domande da farci, scriveteci pure e vedremo di rispondervi insieme a tutto il team del Future Food Institute. Vi segnalo anche le nostre pagine social e soprattutto la pagina dedicata alla didattica a distanza, il cui link trovate qui, si chiama Scuola e Didattica a Distanza, che sta diventando davvero un bellissimo punto di incontro per tanti docenti, dirigenti, professionisti del mondo della scuola, in cui ci si stanno scambiando un sacco di idee e potete anche farci domande relative a quanto avete visto oggi. Vi ricordo che le slide e la registrazione insieme all'attestato, se ci state seguendo in questo momento, vi arriveranno, diciamo, entro 48 ore, quindi non vi preoccupate se non le vedete prima. Potete anche condividere il link se vi è piaciuto questo incontro, in quanto invieremo la registrazione delle slide anche a chi non ha potuto seguirci, diciamo, live. Ringrazio ancora i nostri relatori, magari Stefano ce li fa vedere. Ciao. La slide aperta. Ciao a tutti. Ok, io vi saluto. Grazie. Ciao. Grazie.